La manovra del governo, che in realtà è una manovra doppia, quella di luglio e poi quella che in vari stadi si è definita, diciamo così, nelle ultime settimane e ovviamente parte della crisi europea. E la crisi europea, si dice, è una crisi della finanza pubblica, una crisi del debito pubblico. In realtà le cose non stanno propriamente così, poi magari torniamo sui caratteri della manovra, nel senso che la crisi europea come crisi del debito pubblico è una crisi falsa, è una crisi in qualche modo importata. Cos'è che è successo? È successo che la crisi globale, che è la crisi di questo capitalismo finanziario, che in qualche modo ha usato la finanza tossica anche per pompare la domanda negli Stati Uniti e nel mondo col consumo a debito, questa crisi ha condotto gli stati a intervenire pesantemente, purtroppo a sostegno della finanza. Quello che è successo dunque è che la crisi del debito privato si è trasformata in una crisi del debito pubblico, un po' ovunque, ma anche in Europa. Una delle differenze significative è che dietro la moneta europea, per scelta proprio, come dire, iniziale, non c'è un potere sovrano. Per cui la banca centrale si è rifiutata, salvo farlo negli ultimi tempi un po' clandestinamente, la Banca Centrale Europea si è rifiutata quella che è la funzione originaria delle banche centrali, che è quella di finanziare i disavanzi dello Stato. Le banche centrali sono in realtà spesso nate in questo modo. Se torniamo dunque a vedere la strutturazione del debito in Europa, ci rendiamo conto di una cosa ulteriore che è abbastanza paradossale. La crisi del debito pubblico europeo è cominciata in Grecia, poi ha colpito l'Irlanda, nel domino poi è arrivata al Portogallo. Le percentuali del debito greco, ma anche di quello irlandese, ma anche di quello portoghese, sono assolutamente ridicole. Se si fosse condonato quel debito, gli effetti, diciamo così, negativi sull'Europa sarebbero stati nulli. Il fatto di non avere fatto nulla, anzi di aver imposto a questi paesi delle misure sostanzialmente restrittive sulla finanza pubblica, ha reso incerti i mercati, ha peggiorato le cose, si è diffusa la paura. Come ci si aspettava, la crisi ha toccato la Spagna è già un pochino più grossa. Quando ha toccato l'Italia è chiaro che siamo in un caso diverso da quello della Grecia, perché se salta l'Italia salta sostanzialmente l'euro. Quindi questo è il quadro. Il problema del debito pubblico è un problema, come dire, che l'Europa si è autoimposta. In questo è inutile prendersela con i mercati, secondo me è inutile prendersela con la speculazione, perché in realtà questa volta i mercati e la speculazione hanno assolutamente ragione, cioè loro sottolineano una assenza di capacità politica di uscire dalla crisi, e sottolineano che questa assenza di capacità politica uccide la crescita. Senza crescita è difficile uscire dal debito, quindi si crea un paradosso: l'incertezza politica crea paura nei mercati, la paura nei mercati alza i tassi di interesse, la previsione corretta che la crescita rallenterà significa che il tasso di interesse è maggiore del tasso di crescita. Più le misure sono restrittive, più il tasso di crescita si abbatte, più la paura aumenta, più i tassi di interesse crescono. In Italia in particolare la manovra assume una caratteristica sempre più che la rende in questo simile agli Stati Uniti, cioè che l'effetto più devastante della manovra sarà a livello locale, cioè sostanzialmente i tagli a livello nazionale
vengono in qualche modo mascherati scendendo a valle verso, verso la realtà locale, quindi i servizi, sostanzialmente i beni reali che i cittadini ottengono sul territorio. Vorrei che fosse sempre chiaro che in un'area con moneta sovrana il default, il leader di principio non è mai un problema, perché si fallisce solo nella misura in cui la banca centrale rifiuta di rifinanziare un debito di uno Stato. Ci sono altre vie di uscite? Beh, insomma, sulla carta le altre vie di uscite sono l'inflazione e la crescita. L'inflazione, tutti hanno paura dell'inflazione, ma il terrore dell'inflazione ce l'ha soprattutto la finanza e le politiche monetarie sono politiche contro, l'inflazione. La Banca Centrale Europea nel suo statuto ha un solo obiettivo e questo obiettivo è la lotta all'aumento dei prezzi. La Federal Reserve ne ha due, anche la crescita dell'economia. La seconda via di uscita sarebbe la crescita. Il problema è che la crescita non parte, uno non parte per questo tipo di politiche in Europa, ma non parte neanche negli Stati Uniti, perché le politiche di sostegno all'economia, ho detto, sono state politiche essenzialmente finanziarie. Cosa rimane d'altro? Due soluzioni sono state discusse a sinistra. Una è l'uscita dall'euro e quindi sostanzialmente poi la svalutazione. E l'altra è il cosiddetto diritto al default. L'uscita dall'euro è vantaggiosa se poi tu non devi andare a chiedere altri prestiti all'estero. Il problema non è uscire dall'euro, è l'esistenza dell'euro, perlomeno in questa entità. A questo punto andiamo al cosiddetto diritto al default. Io credo che vada messa in questione la legittimità stessa di una serie di debiti. Questo significa entrare in una dimensione anche istituzionale di audit, come vengono chiamati, di valutazione dei debiti delle singole nazioni, in cui forze sociali con un certo peso trasversalmente in Europa sono in grado di contestare la legittimità legata ai rapporti di potere di una quantità di debiti che si sono costruiti negli ultimi anni o decenni. Questo io credo che sia un discorso assolutamente serio, se preso appunto non nel suo versante moderato ma nel suo versante radicale. Si è accumulata una quantità di debiti, per esempio, per in alcuni casi poniamo la spesa militare greca che conveniva agli esportatori tedeschi o francesi, non so se ci siano, gli italiani, no? Se ne si può contestare la legittimità. Così, per esempio, negli ultimi anni si può contestare il fatto che i tassi di interesse che si sono fatti pagare e che si intende far pagare alla Grecia siano così elevati, perché in realtà come dire, si fa pagare ai greci il rischio di credito 2, 3, 4 volte per garantire le banche che hanno fatto degli investimenti in maniera non accorta. Io credo paradossalmente che le proposte più realistiche siano quelle in questo momento che volano un attimo più alto e sulla scala direttamente europea, no? Cioè io credo che ci vorrebbe uno sforzo di costruzione di movimento sociale dal basso, di movimento sindacale, di iniziativa anche della sinistra politica europea, più esplicitamente e immediatamente unitaria. Ora,
ripeto, i limiti della costruzione dell'unità monetaria europea si sapevano fin dall'inizio e dunque si sapeva anche perfettamente che ci vuole una sovranità politica dietro la moneta unica. Prendiamo il caso della California. La California ha vissuto una crisi fiscale, certamente non è un'area arretrata, che fa impallidire qualsiasi crisi sia avvenuta in Europa, inclusa la crisi italiana. Nessuno si sogna ovviamente di far saltare l'unità monetaria dollaro per quella crisi. Quindi tutti sappiamo che ci vorrebbe anche un bilancio pubblico. Cosa dovrebbe fare una sinistra in questo quadro? Dovrebbe fare almeno due cose, a parte quella negativa di rifiutarsi radicalmente a qualsiasi austerità e a parte quella ideale di contestare la legittimità del debito. La sinistra dovrebbe innanzitutto sostenere che la corsa al ribasso salariale, all'aumento delle imposte, è mortale. Io sono convinto che questa crisi sia una crisi strutturale del capitalismo. Non ne succedono tante, succedono ogni 40-50 anni, ma si insegnava che la funzione della crisi è quella di consentire all'organismo economico di ripartire soggetto ad una accumulazione del capitale. In genere la crisi fa questo attraverso la svalorizzazione del capitale, la quale si cerca di far pagare il più possibile ai lavoratori. La crisi è lunga perché questa cosa qui non la si riesce a far pagare solo ai lavoratori e quindi morde anche il capitale. Io credo che noi non siamo alla fine del capitalismo, credo che noi siamo, se va bene, a metà di una crisi strutturale durissima. Da queste crisi strutturali il capitalismo esce sempre anche in forza di un intervento politico e anche di una spinta sociale. Il problema è che sempre più l'intervento politico e la spinta sociale non è detto che si diano in forma benigna o a sinistra. Io credo che la tendenza sia esattamente l'opposto. È possibile che l'Europa imploda, è possibile dunque che si debba fare una battaglia su scala nazionale o locale, ma in questo momento il problema mio sarebbe quello di fare un passo in avanti, non solo dal punto di vista istituzionale, anche dal punto di vista, diciamo così, dei movimenti sociali e del lavoro, in un'ottica direttamente europea. Quello che credo che non possa avvenire è che si rimanga dove si sta. Dico che questo mi sembra che richieda però dall'altro lato un soggetto politico e sociale veramente interessato all'Europa, e paradossalmente in questo momento possono essere solo movimenti dal basso. Secondo, una definizione dei contenuti, sia sul terreno distributivo sia sul terreno della composizione della produzione. Cioè, secondo me il problema che noi abbiamo in questo momento è paradossalmente un problema che non è riducibile al problema della democrazia, ma è riducibile al problema del capitalismo, perché il capitalismo altrimenti una sua via di soluzione ce l'ha. Noi questa crisi l'avremmo dovuta vedere. Cioè, se uno guarda al problema del capitalismo come un problema di cosa si produce, come si riproduce, e dunque le condizioni del lavoro e diciamo delle famiglie, non un'ottica familistica, ma insomma, del lavoro e dei soggetti nella riproduzione sociale. Se tu la guardi dal lato della produzione, il problema diventa: ma qual è il motore della crescita? Quali sono i beni che sono prodotti o da produrre? Quale può essere il lavoro, come dire, sensato all'interno della società? Quindi da un lato redistribuirlo, dall'altro ridurlo, due temi che in qualche modo sono ricevuti sullo sfondo, ma dall'altro, quando sei in una dimensione lavorativa, cosa si lavora a fare?